Bentornati cari amici di evosmart.it insieme a noi. Quest'oggi è un video un pochino diverso, non parliamo di smartphone ma ci spostiamo verso l'hardware. Oggi infatti vogliamo proporre una configurazione low budget, quindi siamo intorno ai 400 euro. Insieme a Federico abbiamo scelto alcuni componenti, qua sotto troverete in descrizione l'articolo completo, quindi se siete degli utenti che avete un budget ridotto, visto che nelle live su Twitch, mi raccomando, qua sotto troverete anche il canale Twitch, venite a trovarci nelle dirette, stiamo giocando a Battlefield 5 e Apex Legends per il momento. Mi raccomando, quindi fateci compagnia, ci avete chiesto una configurazione low budget, quindi avete a disposizione 400 euro da spendere. Ecco dunque, secondo noi, il miglior hardware possibile su quella fascia di prezzo. Come sempre vi ricordiamo che i prezzi possono cambiare, quindi dipende da quando state guardando questo video e soprattutto potete a vostra scelta cambiare alcuni componenti. Quello che diciamo noi non è assolutamente legge, anzi siamo contenti delle vostre opinioni, quindi vi aspettiamo come sempre qua sotto nel box dei commenti. Detto questo ragazzi, mi raccomando, schiacciate il tasto like per supportare la nostra community, condividete questo video, lanciamo subito la nostra sigla. La configurazione da 400 euro è una configurazione ovviamente basilare. La consigliamo ad un pubblico che ha bisogno di una macchina che gli permetta comunque di navigare sul web, che gli permetta magari di fare produttività, quindi aprire Office, aprire Excel, eseguire documenti, magari un PC lavorativo, e chi magari ha bisogno anche comunque un minimo di giocare in Full HD, perché con questa configurazione si può tranquillamente giocare. Ovvio, non si può giocare in 2K, ci si ferma al Full HD. Questa è la risoluzione base di questa configurazione. Per quanto riguarda il sistema operativo, noi abbiamo lasciato scegliere a voi, quindi non vi abbiamo inserito una licenza di Windows, ad esempio, che comunque la troverete nel link in descrizione direttamente su Amazon. Potete scegliere voi se magari installarci Linux, se magari installarci Windows. Quindi avete voi la libertà di scegliere su questa configurazione. Per quanto riguarda la scheda madre, abbiamo scelto una scheda madre entry level di AMD, stiamo parlando ovviamente di Ryzen 3 2200G, un processore con architettura Zen funzionante a 3.5 GHz che ha al suo interno una Vega 8, quindi ha al suo interno una scheda video che comunque, come dicevamo prima, ci permette di giocare a titoli abbastanza leggeri, quindi non rinunciare anche al gaming. Per quanto riguarda la MOBO, quindi la scheda madre, siamo andati su una Gigabit B450MDS3H. Ragazzi, leggo perché le sigle sono veramente incredibili. Rispetto al precedente modello perdiamo un'uscita VGA ma guadagniamo comunque due slot di tipo DDR4, che in queste configurazioni assolutamente fanno la differenza. Il prezzo per quanto riguarda sia la scheda madre sia la CPU, allora la CPU è 98 euro, la scheda madre invece sono 75 euro. Abbiamo scelto di mettere 8 GB di RAM della Kingston, le HyperX Fury, quindi da 8 GB RAM, che io sinceramente amo, le ho anche all'interno del mio PC, quindi ho 16 GB della Kingston, ovviamente la HyperX Fury. Sono secondo me delle RAM veramente fantastiche e performanti, e le inseriamo anche in questa configurazione. Il prezzo ad oggi è di 57 euro. Ovviamente poi sta a voi magari portare la RAM a 16 giga, se volete avere un pochino più di RAM ovviamente si alza leggermente il budget. Per quanto riguarda lo storage, abbiamo scelto un SSD da 240 giga, il Kingston A400, costa 31 euro comunque sia per installarci il sistema operativo e applicazioni più pesanti, e poi ovviamente un disco di storage, il Barracuda della Seagate, 7200 rpm, oggi su Amazon Tera si trova a circa 40 euro. Ovviamente poi se ne avete già uno in casa utilizzate pure quello. Ad oggi secondo noi questo Seagate è un disco veramente interessante, soprattutto per l'elevato rapporto qualità prezzo. 40 euro un tera 7200 rpm sicuramente fanno la differenza, soprattutto se volete spostare grosse quantità di dati. Per quanto riguarda l'alimentatore, abbiamo scelto un Corsair CX450, un alimentatore che costicchia un po', siamo circa intorno ai 65 euro, ma vi permette in un futuro magari di non utilizzare la GPU integrata nel processore ma di installarne una dedicata. Quindi magari se volete una GPU non troppo performante ma una standard, una base, su questo alimentatore ce la potete tranquillamente mettere senza aver nessun tipo di problema. Ecco perché abbiamo scelto magari un alimentatore
anche qualcosina di più rispetto allo standard, però per un futuro, ecco, inserire un qualcosa di dedicato. Allora, il nostro Fede vi ha aggiunto anche il case, un GameMax tinta rossa con un'apertura comunque a pannello, quindi potete vedere l'interno del vostro computer. Ovviamente anche lì il case è una scelta abbastanza personale. Io amo sicuramente i case dove si vedono i componenti interni, mi raccomando il cable management, perché sennò è brutto anche a vedersi. Un case sicuramente economico, costa, vediamo, ad oggi circa, sì, 33 euro in offerta su Amazon, quindi veramente un case entry level. Anche lì poi sta a voi, al vostro gusto personale, soprattutto su che colore volete fare il computer, magari di scegliere un'alternativa, o se vi piace questo case comunque è consigliato perché c'è lo spazio adatto per installare il tutto. Questa, ragazzi, era la nostra configurazione intorno ai 400 euro, quindi una configurazione low budget. Ovviamente nessuno vi vieta di aggiungere o togliere qualcosa, magari di cambiare, anzi fateci sapere magari la vostra configurazione ideale sotto i 400 euro e quali sono le vostre idee. Noi siamo aperti ovviamente al dialogo. Per tutte le altre informazioni vi lascio qua sotto l'articolo completo di Federico, così potete osservare il tutto. Noi, come di consueto, vi ringraziamo, vi salutiamo e ci sentiamo nei prossimi video.